Sosta lunga buona per ricaricare le pile e recuperare infortunati, ne ha convinto il trequartista rossoblu Casiraghi oggi ai nostri microfoni in attesa della sosta di campionato dopo la quale arriverà la capolista Padova. Torna in campo stasera la Sir Perugia al Palo Evangelisti con un derby di Champions attesissimo contro la Lube Civitanova. Buonasera e ben ritrovati con la nostra pagina sport, il calcio e il volley in sommario. Sosta lunga buona dunque per ricaricare le pile in casa rossoblu. Il Gubbio non giocherà sabato prossimo, doveva farlo a Modena, dopo l'esclusione della squadra emiliana ovviamente osserverà un turno di riposo. E della bontà comunque di questa pausa ne è convinto il trequartista rossoblu Daniele Casiraghi oggi ai nostri microfoni in attesa appunto della sosta, dopo la quale peraltro il Gubbio è atteso sabato 16 dicembre dalla sfida molto delicata ultima di andata contro la capolista Padova. Rossoblu a quota 18 che attendono dunque di vedere cosa accadrà alle altre squadre, in particolare nella parte medio-bassa della classifica. L'intervista a Casiraghi. Ci siamo ripresi piano piano e già dalla partita di col Bassano l'abbiamo dimostrato, non era semplice dopo una sconfitta tornare a vincere, siamo contenti, continuiamo a lavorare così e pensiamo al Padova dopo la sosta. E dobbiamo sfruttare questo filotto di partite in casa che comunque deve essere preso come nostro favore, giochiamo in casa davanti ai tifosi, quindi è giusto far bene sia per noi che per i tifosi, cercando di ottenere più punti possibili. L'importante è che comunque la squadra prenda i tre punti, poi chi fa gol quello non è indifferente, poi se arrivano anche più gol sono contento, però l'importante è la squadra, l'importante sono i tre punti. Ed è serata di grandi emozioni Champions al Palo Evangelisti, parliamo di pallavolo, dopo i preliminari si torna ad applaudire la Champions League con un derby subito attesissimo. Sul parquet perugino la Sir incrocia la sua strada con la Lube Civitanova, vittoriosa proprio due settimane fa in campionato contro il Sestetto di Bernardi. Si preannuncia il tutto esaurito stasera al Palo Evangelisti con inizio alle 20:30, ma la Sir Perugia è determinata a ribaltare il risultato maturato in campionato, peraltro anche l'unica sconfitta subita dal sestetto bianconero in questo primo scorcio di stagione. Bernardi domenica ha fatto turnover proprio per preservare alcuni elementi, allora formazione tifo stasera con De Cecco in regia, i Martelli, Russell e Atanasievic, l'opposto Zaitsev, i centrali Podraskanin e Anzani, a rotazione il libero Colaci. Nel volley femminile invece male in A2 la Bartoccini Perugia che continua a perdere, le ragazze di Bovari sono uscite sconfitte 3-0 da Trento, gara senza storia per le perugine che non sono riuscite a mettere in discussione la supremazia delle padrone di casa. Testa ora la prossima sfida interna al Palo Evangelisti domenica contro Brescia. È tutto per questa pagina sport di stasera che andrà in replica intorno alla mezzanotte e ritroverete domani nel nostro sito trgmedia.it. Grazie per l'ascolto e buona serata.